I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti, non da TICMILLE, e non hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori di TICMILLE non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declinano ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMILLE, a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. L'81,17% e il 73,32% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TICMILLE UK LTD e TICMILLE Europe LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Webinar un po' un orario insolito, presentato da me Giuseppe Ciericola alle 21. Passeremo una mezz'oretta insieme e andremo a parlare di operatività. Prima di entrare nel vivo, vi faccio una brevissima presentazione del broker che rappresento TICMILLE. È un kneeling desk, vuol dire che tutte le posizioni vengono inviate ai liquidity provider, quindi tutte le operazioni dei nostri clienti. È regolamentato dall'FCA UK, quindi l'ente regolatore tra i più importanti e rigidi anche dell'Unione Europea, e i fondi sono segregati, separati dalla società, assicurati fino a 50.000 sterline. La velocità di esecuzione del broker è ultra rapida, con una media di 0,1 secondo, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero, con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono costi né sui prelievi né sui depositi, e non c'è nessun free quote. Nessuna limitazione sulle strategie utilizzate, quindi potete utilizzare le strategie che ritenete più opportune, come lo scalping, l'arbitraggio. Abbiamo altri servizi che poi vi invito a visitare sul nostro sito di TICMILLE. Questa è la mappa dei nostri server sparsi per il mondo. Oltre a quelli più importanti, North Virginia, Londra e Tokyo, ci sono quelli poi di backup. Questa è una tabella comparativa di TICMILLE a confronto con altri broker dati dal sito esterno di MyFXBook, e potete constatare voi stessi che le condizioni di trading di TICMILLE, quindi spread più commissioni, sono sempre tra le più basse. E siamo stati anche premiati come miglior broker per esecuzione sul mercato del Forex. Oggi allora parleremo di, io direi di iniziare a parlare un po' con l'evento che ha caratterizzato un po' l'inizio dell'anno, con il flash crash tra la notte del 2 e del 3 gennaio sulle valute, soprattutto su yen e dollaro australiano. Allora, innanzitutto, cos'è un flash crash? Un movimento improvviso, violento, che comporta un crollo delle quotazioni. Accade spesso, accadrà ancora in altre circostanze, perché lo scenario ideale dove il flash crash si manifesta è quando c'è poca liquidità sul mercato. Non è soltanto vittima il mercato del Forex, che tra l'altro è un mercato tra i più liquidi al mondo, ma anche l'azionario, non a caso anche gli indici. Famoso fu il flash crash su, non so quanti di voi lo ricordano, quello del 2010 sul Dow Jones, dove in pochi secondi crollò del 9%, e poi ce ne furono altri anche di recente nel 2012, se non sbaglio, a febbraio, e anche uno sul periodo natalizio. Quindi su tutti i mercati, quando c'è poca liquidità sul mercato, e magari ci sono anche dei sistemi automatici che vanno ad inserire gli ordini, quindi degli algoritmi, si possono creare questi, diciamo, vuoti di book dove appunto si ha un crollo e non è poi possibile andare ad operare, soprattutto anche sul Forex, perché non c'è un bid o un ask dove si può fare riferimento, perché c'è un allargamento degli spread, degli slippage abbastanza importanti, che non permettono nessun tipo di operatività. Quindi, quali sono quelli poi gli scenari più ideali? Ovviamente gli orari notturni, quelli del 2 e del 3
di gennaio si sono manifestati appunto nelle ore notturne, ma anche quello che ci fu sulla sterlina nel 2016, comunque avvenne di notte, proprio perché diciamo lo scenario ideale dove è possibile fare, dove con piccoli volumi, tra virgolette, piccoli volumi di chi magari ha degli algoritmi, può andare a manipolare il mercato. Poi anche i periodi ovviamente festivi, come era quello anche dell'inizio anno, o quelli vacanzieri, quindi posso immaginare anche ad agosto si sono avuti comunque anche non proprio dei flash crash, ma comunque dei rialzi o dei ribassi sul mercato che molto improvvisi, violenti, che non permettono al trader retail di poter magari andare a coprirsi con determinate strategie. Poi, soprattutto anche prima del rilascio delle news più importanti, anche quelle calendarizzate, come può essere un rilascio dei tassi delle banche centrali o dei non farm payrolls. Quante volte abbiamo visto quegli spike improvvisi dopo il rilascio? Per me anche quello è un flash crash, perché lì il trader non può andare ad operare perché un allargamento degli spread non permette di poter operare in modo congruo, anche perché se vado a inserire lì un buy stop o un sell stop subito sul primo massimo minimo disponibile prima della notizia, nel 99,9% mi viene slippato, quindi c'è un ritardo rispetto alla mia esecuzione di diversi pips, e quindi non mi permette poi di poter costruire nessun tipo di strategia in base al rischio che volevo correre. E poi ovviamente ci sono quelle situazioni macro incerte che creano attese tra gli investitori, e in questi scenari i liquidity providers sono più restii al rilascio della liquidità. Questo poi vi faccio vedere un esempio proprio concreto su Pikmill, vi farò vedere un po' il book del Forex che noi abbiamo, e vi faccio vedere un po' come adesso domani c'è la Brexit, vi faccio vedere un po' come è messo il mercato prima del rilascio di questa importante comunque voto del Parlamento britannico, e quindi domani è sicuramente una giornata molto importante che dobbiamo cercare un attimo di affrontare con il minor rischio possibile. Con il minor rischio possibile. Non so quanti di voi sono esposti sulla sterlina, per me è follia pura mettersi prima di questo rilascio, cercare una direzione sulla sterlina, perché proprio perché c'è uno scenario possibile di flash crash, come è avvenuto anche prima del referendum o anche comunque appunto nell'ottobre del 2016. Allora, come proteggersi in questi casi? Allora, premesso che sono scenari imprevedibili, tenuto conto di quello che ho detto nelle slide precedenti, non c'è un modo per evitare catastrofi, perché il flash crash fa saltare un po' tutto il money management che noi abbiamo fatto, e anche la gestione del rischio va a farsi un po' benedire, perché se tu hai uno stop loss, quello stop loss non è detto che ti venga comunque seguito al prezzo che volevi tu. E anche se ti viene seguito, magari ti viene seguito a prezzi decisamente diversi, che sono peggiorativi, e quindi ti vanno un po' a compromettere quello che era il tuo piano di azione. La leva bassa, quindi, è sicuramente magari l'unico modo per poter evitare proprio disastri. E con un conto protezione con il saldo negativo e con uno stop out al 50% del margine, perché sicuramente il 50% è meglio del 30% di come era prima e di come è su magari chi non ha le protezioni ESMA, ma perché lavorando adesso con Tikmill, abbiamo notato che comunque su chi è andato ad operare sull'evento del 2 e 3 gennaio non ha avuto nessun grosso problema su quel flash crash. Magari non abbiamo avuto gli stessi disastri che si sono avuti ad esempio col franco svizzero nel 2015.
dove lì ci fu proprio un vero e proprio disastro con conti andati in saldo negativo. E da lì poi tutti i broker si sono un po', anche perché gli stessi broker, chi magari faceva da market maker, ha rischiato comunque di il fallimento. C'è stato anche un caso di Alpari che è fallito proprio per una gestione del rischio che non andava a prevedere uno scenario del genere, che è quello che c'è stato poi sul franco svizzero, dove la banca centrale svizzera decise di abbandonare il floor, che era 1,20, e quindi quello comportò un crollo, ma anche lì c'è stato sempre lo stesso scenario. Sotto 1,20 non c'era liquidità, c'era una sola controparte, che era la banca svizzera, e nel momento in cui la banca svizzera decise di togliere quella liquidità, ovviamente, non essendoci nessuno come controparte, vennero dati i primi prezzi disponibili. Quindi anche lì sempre lo stesso scenario, ossia la poca liquidità. Quindi possiamo eventualmente capire come affrontare queste situazioni, tenendo sempre conto di quello che ho detto prima, quindi con leva bassa, con la protezione del saldo negativo. Forse uno dei pochi modi per coprire queste situazioni è o con l'hedging, o con le correlazioni, o con le opzioni. Le opzioni sono magari un po' più complicate, quindi non le lasciamo stare per questa volta, perché con le opzioni bisognerebbe comunque andare poi a costruire delle situazioni diverse, tenendo conto anche dei premi. Quindi non è detto che poi con le opzioni si sia più coperti rispetto a tecniche molto più semplici come possono essere l'hedging o le correlazioni. Quindi adesso io vi faccio vedere un po' un caso che mi è capitato proprio durante il flash crash su DDN. Poi mi dite che cosa ne pensate, voi come avete vissuto quell'esperienza, e se... Aspettate che chiudo. E se l'avete affrontato in modo diverso con non so, stop loss o avete subito grosse perdite. Io come ero posizionato? Allora, io prima delle vacanze stavo facendo delle strategie, per chi comunque segue la chat Telegram sa che comunque io ho dei progetti di training che seguo su diversi tipi di approccio al mercato, e ultimamente stiamo testando l'approccio con il posizionamento dei retail. Quindi, che cosa seguendo questa strategia, prima della partenza delle mie vacanze, che era intorno dopo il 20 di dicembre, avevo una posizione su AUD/JPY long. Perché su long su AUD/JPY? Perché stavo cercando un eccesso su AUD/JPY da parte dei retail, perché tutti i retail erano long su AUD/JPY, però avevamo raggiunto delle situazioni estreme, che io ho identificato come estreme, dove più delle volte poi il trend di fondo va a concedere un respiro, cosa che devo dire c'è stata su AUD/JPY, però questo respiro è avvenuto in maniera molto violenta. Perché? Che cosa è successo? Vi allargo un po' questo grafico. Io perché comunque ancora ho una posizione su AUD/JPY. Che cosa è successo? Che in questa situazione, vedete, avevamo raggiunto delle situazioni. Questa linea verde praticamente vi fa vedere i retail che ci sono posizionati su AUD/JPY. Eravamo a percentuali molto alte, intorno all'80%, quindi ho iniziato a comprare AUD/JPY per cercare un rientro di questi estremi, perché vedete che quando si raggiunge poi uno estremo sul posizionamento retail, dopo un po' le posizioni ritornano verso la situazione del 50-50, perché il prezzo comunque va a concedere un respiro.
cosa che è avvenuta, però guardate con che ritardo e soprattutto con che tipo di violenza, perché è andato a fare questo flash crash tra il 2 e il 3 gennaio, e questo conto io non l'ho bruciato, perché sia perché sono a leva bassa, perché con una leva 2 su un conto da 500 sono a leva 4. Però che cosa ho fatto? Prima della partenza delle vacanze, mi sono coperto, con AUDIUSD, il SEL, e mi sono completamente eggiato con USD Yen. Perché su AUDI Yen, se io sono buy di AUDI Yen e poi mi entra un sell su AUDI USD, è come se io fossi buy di USD Yen, perché vi eliminate AUDI, si compensa AUDI con AUDI e vi rimane solo USD Yen. Quindi avendo il buy su AUDI Yen, qui io ho il buy, quindi compro questo buy, che cosa significa? Che sto comprando AUDI e sto vendendo Yen. Quindi se io mi metto sell su AUDI USD per coprire questo AUDI Yen, perché sono molto correlati tra loro, è come se io avessi una posizione sintetica di USD Yen, perché ovviamente fate il sell di AUDI USD, ok? Quindi vendete AUDI e comprate USD, ok? Quindi la vostra posizione è un buy di USD Yen. Quindi io, non avendo poi modo di poter gestire le posizioni, perché ero in vacanza, non avevo modo di mettermi a PC, mi sono completamente eggiato. Quindi ho aperto anche USD Yen, il sell. E durante il flash crash, che cosa è successo? Che io ho guadagnato su USD Yen e AUDI USD, e non appena poi al rientro delle mie vacanze, è stata anche forse fortuna, oppure comunque si è trovato uno scenario a me favorevole, quando poi il posizionamento retail mi è andato a favore su USD Yen e AUDI USD, io ho liberato queste posizioni che erano in guadagno, e ho lasciato soltanto questa di AUDI Yen. Questo tipo di strategia, io poi le monitoro sempre con MyFXBook, si sta comportando bene, perché vedete la linea gialla è quella che conta, non quella rossa, perché ovviamente chiudendo i profitti sembra che io abbia fatto il 38%, ma in realtà è un 17% su questo tipo di strategia. Però quello che, diciamo, una sorta di assicurazione che io ho avuto anche durante il flash crash, perché non potendo poi controllare il PC, se avessi messo lo stop loss, praticamente se avessi messo, io che cosa faccio? Quando magari c'è liquidità oppure voglio posizionare lo stop loss, io lo vado a posizionare sotto questo minimo. Qu quanti di voi fanno questa cosa, che vanno a posizionare sotto il primo minimo? Ma molto probabilmente questo minimo qui non mi sarebbe stato rispettato dal broker, e probabilmente avrei preso il primo stop loss in questa zona qui, quindi accusando una perdita di oltre 240 pips. Ok, quindi sono circa 24 euro, avrei perso all'incirca una settantina di euro, che con una leva a 4, e questo quindi poi fa capire quanto sia importante lavorare con leve importanti, leve, scusate, leve adeguate. Non avrei sicuramente bruciato il conto, però sicuramente poi avrei trovato una situazione svantaggiosa, o magari, non so, lo scenario sarebbe stato ancora peggiore di questo. Quindi, quando poi lo stop loss, quando non volete mettere lo stop loss, una soluzione può essere utilizzare questo tipo di correlazioni, però bisogna lì sempre avere un piano di trading in mente. Io queste le utilizzo proprio perché poi, andando a vedere sempre il posizionamento dei retail, non appena si crea, perché utilizzando questo tipo di strategia, voi andate a operare poi su tre cambio cross.
Quindi ci sono tre scenari. Questi tre scenari voi potete lavorare tranquillamente con pazienza se seguite appunto poi una strategia. Io seguo quella del posizionamento retail, che è stata in quel caso andare a vedere che su SDGN, aspettate che il mouse non funziona più, un attimo, aspettate che cambio la pila al mouse, bello della diretta. Arrivo. Fatevi, se usate il mouse senza fili, fatevi sempre una scorta di pile che sia a portata di mano, perché se state operando e improvvisamente non va più il mouse, andate in panico. Mi è capitato a volte, quindi adesso 3-4. Oltre a un mouse con i fili. Però allora, dicevo, quindi su SDGN poi è capitata la situazione ideale che potessi poi andare a liberare queste operazioni che erano in guadagno. E Antonio scrive: i flash crash capitano sempre nella direzione contraria ai trader retail. Magari è un caso, però fate analizzatelo insieme a me. A UDDN eravamo tutti long, perché mi ci metto anch'io questa linea verde. Audi, su Audi USD, scusate, eravamo tutti long, vedete, Audi Yen tutti long e USD Yen tutti long. Quindi controllare sempre comunque queste, secondo me controllare che cosa fa la maggior parte dei trader retail può essere un buon filtro. Questa cosa qui allora, domani c'è la Brexit, quindi io mi sono immaginato uno scenario del genere. Quindi adesso io ieri ho aperto una posizione, ieri e questa mattina ho aperto una posizione sulla sterlina buy, così vedete un conto demo, quindi non è in real, per immaginare un po' uno scenario. Purtroppo, tra virgolette, sta guadagnando, quindi la miglior cosa per chi adesso si trova in guadagno sulla sterlina con la Brexit, con il voto sulla Brexit domani, la cosa più intelligente da fare sarebbe quella di chiudere la posizione e andare, affrontare diciamo, quell'evento di domani in maniera flat. Però mettiamo il caso che una persona non voglia chiudere questa posizione oppure questa posizione sia in perdita. Quindi lo stop loss magari non viene rispettato. Allora, che cosa si può fare? È quello di magari andare, a me non fa impazzire l'hedging puro, però so che qualcuno lo fa, mettersi sell su GBPUSD e poi con calma gestirlo. Però questo secondo me è soltanto diciamo, è un placebo per cercare di non andarsi a prendere lo stop loss e quindi magari soltanto di stare bene psicologicamente in modo tale da pensare che non sia una perdita reale ma solo virtuale. L'alternativa può essere quella di andare a magari, vedete, io adesso sono in guadagno, non la voglio chiudere, non so per quale strano motivo, però magari se io vado sell di euro-dollaro, vedete che io matematicamente sono posizionato su euro-sterlina, ok? Perché l'USD, il dollaro con il dollaro si va a chiudere, quindi si vanno a neutralizzare tra loro, rimane il sell di euro-sterlina. Che prezzo di carico ho su euro sterlina? Dovrei avere intorno a 0,84 se faccio, no, 0,89 forse, perché se andate a fare 1,1465 diviso 1,28 e 26 avete un prezzo di carico a 0,8938. Ok, quindi è come se foste sell a questo prezzo. Quindi se poi volete,
Poi cancellare questa posizione, dovete poi ovviamente comprare euro sterlina. Vi è chiaro come funziona un po' la copertura attraverso le correlazioni? All'inizio magari per i neofiti può sembrare un po' difficile, però poi ci si fa l'abitudine, perché euro-dollaro con GBPUSD sono molto correlati tra loro. Però laddove poi salta la correlazione, perché a volte può anche saltare, l'unico modo magari per andare a bloccare momentaneamente quella posizione è andare a coprirsi con il derivato. Quindi se siete short, come in quel caso, nel mio caso, perché comprando GBPUSD e vendendo euro-dollaro, io sono sell di euro-sterlina. Quindi se voglio andare poi a coprirmi, ok, quindi congelare quella posizione, io faccio un buy. Però questo buy, vedete, voi non è un hedging perfetto ancora, perché dovete andarvi a controllare l'esposizione. Perché se andate a vedere questa esposizione qui, vedete che ovviamente siete esposti di dollari, perché questo conto demo è in dollari, però c'è un 10.000 sulla sterlina che va coperto. Ok, quindi se volete proprio un hedging perfetto, dovete poi andarvi a aprire un altro 0,10 di sterlina. E ho fatto anche un esempio. Quindi, in questo modo, vedete, avete un'esposizione anche nulla sulla sterlina. Ve ne accorgete da qui, no? Dall'esposizione, vedete quel 10.000 che avete visto prima, significava 10.000 di contratto, quindi è uno 0,10, un mini lotto. Quindi le cose da sapere sono, in questo caso, le correlazioni. È importante sapere la sterlina dollaro con chi è più correlato. Da lì costruirvi poi un'eventuale copertura in questo modo. Allora, questi sono proprio casi estremi dove non so per quale motivo non si voglia chiudere una posizione in guadagno, perché come scrive Roberto, tanto vale chiudere quella in guadagno per aprire un'altra, magari la metà su euro sterlina. Sì, si può fare, però vi faccio vedere una modalità di copertura che utilizzano alcuni trader anche che conosco, che operano in questo modo. Però secondo me poi va abbinata una strategia. La strategia che io utilizzo, per questo ve l'ho fatta vedere, perché mi piace, voglio che anche voi poi magari la facciate vostra, è quella di andare un po' a studiarvi poi il posizionamento retail. Perché quando poi si creano le situazioni su queste tre valute, voi andate a rilasciare quelle che magari sono in guadagno, perché dal posizionamento retail avete un buon input. Questa cosa ovviamente non vi dà la garanzia di guadagnare sul mercato, però ci sono delle situazioni, infatti io poi ci sono delle situazioni molto particolari che possono però aiutarvi psicologicamente, che è quello che un po' faccio io, perché in piena sincerità, quando io non voglio accettare una perdita, so che è un mio limite, ma magari tanti di voi si riconoscono in questo limite, cerco poi sempre di trovare degli escamotage per non andare a chiudere quella posizione. Un po' quello che mi è successo sempre prima delle vacanze, su una posizione che avevo di USD CAD, che ho complicato, in questo caso c'è da dire, con le correlazioni, perché che cosa è successo? Su USD CAD avevo, sempre con il posizionamento dei retail, trovato un buon punto di vendita di USD CAD, e ve lo faccio vedere. Avevo sostanzialmente, adesso non mi ricordo il punto esatto, però ho trovato una buona situazione di vendita in questa zona qui, perché c'era un eccesso dei retail intorno all'80%, 85% se non sbaglio. Però il giorno dopo dovevo partire per le vacanze, quindi non avevo modo di andare a controllare quella posizione. Quindi che cosa ho fatto? Mi sono andato a coprire con euro CAD e euro dollaro, perché sono correlati tra loro. Quindi mi sono creato poi questo tipo di correlazioni, e vedete adesso lo scenario: da una piccola perdita che era intorno ai
80-90 dollari, non ricordo bene, mi trovo adesso a gestire una perdita di 1300 dollari. Poi qui ci sono altre due posizioni che se sono sempre state aperte con i retail che adesso stanno perdendo, però non sono, non fanno parte di questa strategia di copertura. Quindi adesso io so che questo tipo di operatività mi porterà via molto tempo, non lo nego, quindi probabilmente adesso coprire questa perdita, magari ci impiego anche, non voglio esagerare, ma magari mi porta via anche 3-4 mesi, se non di più. E quindi io, il piano di azione però qual è? Che io qui voglio rischiare massimo un lotto, quindi un lotto lo divido per mini lotti da 0,20, quindi faccio praticamente farò 5 entrate adesso su Eurocad. E quindi, se togliete queste qui che stanno perdendo 1.300, facciamo non so 1.150 euro, un lotto più o meno sono 10 dollari. Io co sul è come se adesso stessi perdendo 115 pip. Quindi, basandomi sul lotto, non è tantissimo, proprio perché andando poi a suddividere le entrate, non mi sono preso un lotto in faccia di ritracciamento su questa posizione, e quindi adesso posso, con tutta calma, perché anche il conto è capitalizzato, cercare di lavorarla in modo serio, comunque sempre con il posizionamento retail. E quindi lo scenario a me è favorevole in questo caso, che USD/CAD inizi un po' a salire. Se USD/CAD inizia a salire, allora io su questa posizione posso iniziare a guadagnare, perché praticamente sono long di Eurocad, vedete, ho due buy che le ho protetto con euro-dollaro. Ok, quindi questo, comprando euro, vendendo CAD, è come se fossi buy di USD/CAD. Una poi di queste due l'ho bloccata perché stava scendendo troppo, e adesso questa è anche in perdita. Vedete che un'altra io la vado a coprire sotto quest'area qui. Quindi questo è un modo di coprire un po' queste posizioni, cercando di non farle crescere troppo. Però bisogna, secondo me, anche darsi un limite, quindi un limite che mi vado a dare per questo tipo di operazione, è che se arrivo a perdermi 3.000-4.000 euro, io qui chiudo tutto, perché non posso andare avanti in eterno con le correlazioni. Adesso, per fortuna, con questo modo io ho evitato tutta questa discesa, di farmi male su questa discesa. Perché questa discesa qui io praticamente l'ho quasi presa tutta in faccia, sono 400 pips più o meno, e io ho un prezzo di medio di carico qua sopra con queste operazioni. Quindi sono situazioni sicuramente difficili da gestire a livello psicologico, però qui questo si può fare soltanto se si è capitalizzati, se si ha una regola ferrea, cioè darsi un limite e dire: ok, più di tanto non voglio perdere. Sarà bello poi, se, non me lo auguro, però vedere se arrivo a 3.000-4.000 euro di perdita, se avrò poi il coraggio di andare a chiudere quella posizione, perché se non l'ho fatto prima, non so poi come il mio stato emotivo, come sarà durante appunto una perdita del genere. E io, in maniera molto trasparente, vi dico che sul Forex non ho mai avuto perdite su una singola operazione di quell'importo. La più grossa, diciamo, perdita, tra virgolette, che io ho avuto è quella sulle opzioni vanilla, non so quanti di voi le fanno, dove ho perso 2.000 euro, è la massima perdita che ho avuto. Salvatore scrive: ci sono degli EA? Sì, però se poi quegli EA magari scade la licenza, vai a perdere ancora di più. Poi sì, ci sono gli EA che ti vanno a chiudere, però poi gli expert advisor siamo sempre noi che ci mettiamo la manina e decidiamo se accenderli oppure no. Quindi
Diciamo sì, la psicologia per alcuni non conta, è soltanto appunto una favola, però quando si è a mercato ci sono comunque diversi fattori emotivi che bisogna considerare. Non siamo macchine, quindi è impossibile non farsi prendere emotivamente, soprattutto dalle perdite. E quindi bisogna poi, secondo me, mettersi un po' e cercare delle strategie che possano darmi un po' più di tranquillità, come in questo caso io mi sento abbastanza tranquillo perché ho un piano, quindi aspetterò adesso con pazienza che su Eurocad, vedete adesso io voglio andare buy su Eurocad, però le posizioni retail sono ancora in equilibrio, però si sta creando una potenziale situazione a me favorevole che potrebbe essere un posizionamento deciso degli short su Eurocard in modo tale che io possa poi magari andare ad entrare con la terza entrata perché ne voglio fare massimo 5. Quindi entrando qui io magari poi recupero parte, non devo aspettare per forza che USDCAD salga, posso anche entrare in questa zona, però sto aspettando che su Eurocard si crei una situazione del genere, oppure anche su euro dollaro, in questo caso posso decidere di entrare short. Quindi queste coperture mi danno anche un po' un filtro di tendenza, perché io adesso, dovendo lavorare sulla copertura di questa situazione, quindi sul recupero delle perdite, io diciamo che sono un po' obbligato ad andare sell su euro dollaro. E se si crea una situazione dove adesso tutti quanti vanno long su euro dollaro, io qui potrei entrare short su euro dollaro. Stessa cosa su SDCAD, nessuno me lo vieta. Adesso sono tutti long, quindi è una situazione a me sfavorevole. Però se si dovesse poi creare una situazione in cui si mettono tutti short, io posso comunque liberare le posizioni perché comunque se poi sono long, essendo long di USDCAD, sarebbe a me favorevole. Non so se vi è chiaro un po' questo tipo di strategia. Questi webinar servono un po' anche a questo per condividere proprio l'esperienza reale, quindi proprio l'operatività, non senza con esempi astratti, proprio facendovi vedere come poi vado a gestire la perdita, perché è un qualcosa con cui dobbiamo convivere sempre e quindi non possiamo far vedere solo le cose quando vanno bene e quando si guadagna, perché nella maggior parte del tempo stiamo qui a mercato a recuperare perdite. Quindi le perdite c'è chi le recupera magari con strategie diverse che possono essere in martingala, quindi andando poi sempre a migliorare il prezzo medio di carico, che a me non piace quel tipo di approccio, oppure chi con una gestione diversa delle size, chi con l'aging, ci sono tante strategie. Io vi ho fatto vedere questa che mi piace particolarmente. Ok, allora, quindi cosa altro vi volevo far vedere? Volevo far vedere una cosa sulla Brexit, quando vi dico perché magari andare a prediligere vedete, questo qui è il book che è TickMill di OneZero, che è un bridge per il liquidity provider. Come potete vedere, quando non so se voi operate su cross, andate ad operare per un motivo magari particolare, che può essere perché avete una strategia, però tenete conto che sono meno liquidi ovviamente delle major, quindi sono più attaccabili dal punto di vista dei flash crash. Adesso sono le 9, non c'è tantissima liquidità, però potete vedere come euro-dollaro sia più diciamo coperto a livello di book rispetto a uno di yen. Abbiamo 1 milione in bid contro 200.000 sul primo livello del bid, a prescindere poi che lo spread è più alto, però tenete conto anche di questo quando poi fate trading, cioè se siete già in overnight, chiedetevi perché siete in overnight, perché siccome poi il flash crash per la maggior parte delle volte si manifesta durante la notte, se ci fate caso, quello
quello della sterlina del 2016 c'è stato alle 3 di notte. Perché succede? Perché ovviamente c'è poca liquidità e possono fare più danni. Quindi chiedetevi perché siete in overnight, se fate scalping, perché vi trovate in overnight? Perché probabilmente non volete chiudere una posizione in perdita. Quindi in quel caso magari se avete una posizione troppo grossa e dovete andare in overnight, forse è meglio andarvela a coprire come ho fatto vedere io, o proprio male che va a farvi un aging puro. Però dovete poi sempre capire il perché vi si trova in una posizione in overnight. Perché se è una posizione di lungo termine ci può stare, però anche lì dovete avere una leva bassa. E se avete una leva fino a 5, questo è anche un flash crash che poi nella maggior parte delle volte viene rimangiato dalle quotazioni. Queste cose sicuramente non vanno a danneggiarvi. Anche su Eurofranco, perché la maggior parte dei trader si trovava lì e si è fatto male? Perché c'erano persone che andavano ad operare con una leva clamorosa che arrivava anche a 500 per prendere i 4-5 pips di guadagno che c'era sul floor. Perché che cosa succedeva? Che quando arrivava a 1,20, sapendo che c'era appunto la banca centrale che andava a ricomprarsi quel floor, loro si posizionavano subito long per prendersi quei 4-5 pips, quindi arrivava 1,20,05 e uscivano. Quindi era una situazione molto estrema, quindi si stava lavorando in una inefficienza del mercato che non poteva durare a lungo. E poi ovviamente il mercato se l'è preso con tutti gli interessi. Però so di persone che sono di trader anche molto blasonati, che sono stati comunque colpiti da quell'evento. Un conto se lo si fa comunque anche con una sorta di strategia, però un conto se lo si fa solo per puro azzardo. E quindi anche lì si sono creati disastri notevoli. Se ci fate poi caso, quel flash crash di Eurofranco è stato riassorbito dal mercato. Ci sono voluto anni, però poi è stato riassorbito. Quindi con una leva bassa, i danni che si hanno da questi eventi sono sicuramente minori, quindi è scontato dirlo, però nonostante sia scontato, però purtroppo si leggono sempre magari sui social di situazioni molto estreme. E sicuramente poi con l'ESMA adesso, che ci piaccia o no, però già con una limitazione della leva a 30 e con la protezione del saldo negativo, i retail sono molto più tutelati rispetto a prima. Ok, allora, siccome l'orario è un po' insolito, a quest'ora magari siamo un po' tutti stanchi, io volevo farvi vedere un po' di operatività con il posizionamento dei retail. Però, visto che domani c'è anche la Brexit, meglio non andare ad operare e rimandiamo il discorso a lunedì prossimo, perché vi siete iscritti a questo webinar, quindi siete già in automatico iscritti ai successivi due che ci saranno a gennaio, sempre a questo orario. E poi quindi il prossimo parliamo del posizionamento dei retail, quindi andiamo proprio a vedere le strategie che applico, che stiamo sempre testando insieme alla chat, dove vi invito comunque a partecipare, che ve la scrivo adesso, che è questa qui. Così chi non è ancora iscritto si unisce. Aspettate che un po' sempre di difficoltà, a quest'ora sono anche un po' stanco. Nome del tool, ok. Ok, invio a tutti. Ok, vi ho inviato il link in chat, quindi magari se volete poi unirvi. E niente, quindi nel prossimo webinar di lunedì parleremo del posizionamento retail e magari anche di qualche nuovo tool, di qualche altro nuovo progetto che è stato lanciato sempre in chat. E così facciamo sempre degli esempi operativi e poi vi aggiorno sempre su questa posizione
vedere un po' come l'affronto durante le varie sessioni di training per vedere se riesco a recuperarla. Allora, se non ci sono domande, vedo di no. Ok, vi saluto e vi do appuntamento a lunedì prossimo. Grazie a tutti, buona serata.